Eccoci di nuovo qui, amici. Oggi facciamo un piatto unico, diciamo, molto semplice, buono, economico e veloce da fare. La frittata soffice e ripiena. Credetemi, è buonissima. Dunque, io la faccio per due persone, chiaramente lo sapete, per me e per mio marito. Ci vogliono 4 uova, olio e sale, un pochino di grana grattugiato, un goccino di latte, mortadella, prosciutto cotto, speck, quello che preferite per il ripieno, e mozzarella oppure sottilette, galbanino, quello che preferite nel ripieno. O funghi e mozzarella è buonissimo. Ora metto subito, e poi ci serve la passata di pomodoro, metto subito a fare il sughetto. Se volete fare il soffritto con l'aglio, con la cipolla, con un po' di pancetta, io faccio il pomodoro semplice perché il mio pomodoro è casareccio, quindi è pure già cotto, quindi è più facile, si fa con 10 minuti. Ci mettiamo un bel giro d'olio, un po' di basilico all'ultimo, un bel giro d'olio e una presa di sale. Ecco qua. E lo vado a mettere a cuocere nel frattempo che prepariamo le frittatine. Ora prepariamo le frittatine. Aggiungiamo alle uova sale. Andateci piano perché poi i salumi sono saporiti. Il grana. Io ci metto sempre un po' di latte nelle frittate perché le rende molto molto soffici e più gustose, a mio avviso. Se non vi piace il latte o siete intolleranti, chiaramente non lo mettete, è uguale. E date una frullatina piano piano per amalgamare bene il tutto. Ecco qui, già fatto. E voilà. Sganciamo questi cosetti, sennò si sporcano tutto. Ecco qua, perfetto. Adesso ci spostiamo e andiamo a fare le frittatine. Prego, venite con me. Allora, accendiamo il pentolino, accendo pure la luce. Dunque, io faccio questa misura qui. Se le volete più grandi, fate una misura più grande, naturalmente. Quello è il vostro cimento, una bella padella che non attacca, mi raccomando, antiaderente, altrimenti la frittata non viene bene. Allora, mettiamo l'olio e lo facciamo scaldare, che se non è ben caldo la frittata non viene. Non ci ho pensato ad accenderla prima quando sono venuta a accendere per il sugo. Vabbè, aspettiamo 2 minuti, chiacchieriamo un po'. Allora, le varianti di questa frittata si può fare anche in trippetta, non so se la conoscete. Praticamente fate la frittata, fate il sugo al pomodoro e poi la frittata la tagliuzzate tutta a strisce tipo la trippa. Poi, prima di metterla nel sugo ci mettete un bel ciuffo di menta romana, proprio alla romana, e fate cuocere un minutino la frittata lì dentro e poi una bella spolverata di pecorino. Sembra trippa, però è frittata. Se avete tante uova le potete utilizzare, poi le uova fanno bene, mangiatele spesso, almeno 2 volte a settimana, dicono i dottori, poi io non sono dottore. Ok, allora andiamo con la prima frittata. Sentite come sfrigola? Altro goccetto, e voilà. Prendo la palettina. Adesso cerchiamo di renderla uniforme e mandare tutto intorno anche l'uovo dappertutto, così. Poi si apre a metà e si manda sotto, così. Perché a metà viene sempre fina fina. Ci avete fatto caso? Eccola. Ok, adesso. La coperchio con questo coperchio liscio, così si cuoce un pochino anche sopra a fuoco basso. Deve essere ben cotta la frittata, altrimenti quando la giriamo facciamo il patatrac. Io non garantisco, io adesso ci provo a girarla, a farla bene.
Vediamo quello che esce fuori. Innanzitutto vediamo se è ben cotta sopra. Ancora un attimino. Alzo il volume così si cuoce bene. Eccola. Bella, sì. Ok, ci siamo. Mo sporco la cucina, eh. Uno, due, tre. Vediamo che esce fuori e voilà! E la facciamo scivolare. Eccola qua. Guardate che bella. E la frittata è già pronta. E una è pronta. Ci sta bene pure il fischietto? Un altro goccetto d'olio, un po' meno perché adesso già è unta. Ungiamo bene bene. Ok, dovunque. E rovesciamo il resto dell'uovo. E voilà. E facciamo la stessa cosa di prima. La coperchiamo e la lasciamo cuocere. Ecco l'altra frittatina cotta. Il sugo sta andando. Guardate come va bene. Pomodoro. Che profumo che c'ha. Ok, l'altra frittatina è pronta. Adesso. Arriviamo il fischietto? Eh? So pure fischia, visto? Adesso le andiamo a farcire. Eccoci qua. Allora, a me piace la mortadella, a mio marito il prosciutto cotto, io le faccio diverse, però, allora, mettiamo, abbondate, perché quello che mettete ci ritrovate, poi soprattutto se fate come piatto unico, insomma, deve essere bello sostanzioso. Ecco qua, chi è? E si chiude semplicemente così. Ah, come al solito mi scotto. Accidenti, mo se rompe. Aspettate, la mia non voglio che si rompe. Ecco, ok. E alla mia ci metto la mortazza, che è più buona, più saporita, a me mi piace di più. Ecco qua. Dopo che ti fai sta magnata, non lo so io, con tutto quel sughetto che ci metti, una bella zuppata di pane, e le frittatine sono pronte. Adesso, quando è pronto il sugo, fra qualche minuto, le mettiamo giù, le giriamo un minuto da una parte e dall'altra e ce le mangiamo. Eccoci qua. Le frittate soffici ripiene, sono pronte. Adesso le sa. Guarda quanto bello sughetto che faccio a zuppetta, con pane. E adesso le sa. Sono pronte le frittate e noi se le andiamo a mangiare. Ciao, buon appetito a tutti!